Dopo l'invio tramite il portale acquistinretepa.it del piano dei fabbisogni compilato in modo accurato, comincia la fase esecutiva dell'attivazione della convenzione. In questa fase, Aruba, in qualità di fornitore, ha 30 giorni a disposizione per redigere un documento denominato progetto esecutivo e per sottoporlo all'approvazione formale dell'amministrazione. Il progetto esecutivo viene predisposto sulla base del piano dei fabbisogni ricevuto e contiene la descrizione dell'infrastruttura utilizzata per l'erogazione del servizio, il dimensionamento quantitativo e qualitativo del progetto, i piani di attivazione o migrazione, con il dettaglio di tutte le attività, incluse le prove di collaudo, il prezzo complessivo della fornitura. Se il progetto esecutivo ricevuto da Aruba è chiaro e soddisfa le richieste, è possibile approvarlo entro 30 giorni emettendo il relativo ordine di fornitura e allegando il documento stesso firmato digitalmente per accettazione. Tale ordine dovrà avere lo stesso valore indicato all'interno del progetto esecutivo. E se invece rimane qualche dubbio? Una volta ricevuto il documento, l'ente ha 10 giorni per richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni, alle quali Aruba dovrà rispondere entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Risolti i dubbi, entro quando è necessario inviare l'ordine? Può essere inviato appena ricevuta la risposta o trascorsi ulteriori 20 giorni, per un totale di almeno 30 giorni dalla ricezione della prima versione del progetto esecutivo. Se non viene inviata alcuna risposta entro i termini indicati, l'intera procedura è considerata nulla. Vuoi saperne di più sull'attivazione della convenzione PEL? Vai al prossimo video!